La dottoressa Cynthia Myersberg è una psicologa dell'Università di Harvard. Crede che la reincarnazione sia semplicemente un modo di affrontare i ricordi. Quando accade qualcosa di strano, cerchiamo sempre una spiegazione per dare un senso alla nostra vita. Se si ha una fervida immaginazione, diventa complicato distinguere tra realtà e immaginazione. L'ho sognato o è accaduto davvero? L'ho solo sentito o l'ho anche vissuto? Può essere molto difficile. Cynthia crede che ognuno di noi si crei dei cosiddetti falsi ricordi. I falsi ricordi non sono altro che questo: ricordi di eventi mai avvenuti o non avvenuti nel modo in cui li ricordiamo. Spesso il ricordo è simile a un film che guardiamo con gli occhi della mente. Facciamo delle ricostruzioni prendendo piccoli pezzi che abbiamo salvato e rimettendoli insieme, e il nostro cervello colma per noi le lacune. I ricercatori hanno studiato questo fenomeno. È possibile crearsi dei falsi ricordi in determinati momenti. Ad esempio, se vediamo una fotografia truccata che ritrae noi da piccoli a bordo di una mongolfiera, la mente crea rapidamente un ricordo attorno alla foto. Per misurare la propensione ai falsi ricordi, in laboratorio usiamo il paradigma DRM, o Diess-Rödiger-McDermott. In pratica, leggiamo ai pazienti una lista di parole collegate tra loro. Poi gli chiediamo di riscrivere solo quelle che sono sicuri di aver sentito, senza tirare a indovinare. A complicare le cose, per ogni lista c'è una parola che non è menzionata, ma che è semanticamente simile agli altri termini. Ad esempio, aspro, amaro, zucchero, miele e così via. Ma la parola dolce non viene mai menzionata. Nella maggior parte dei casi è probabile che i pazienti sostengano di aver sentito parole che in realtà non sono state pronunciate. Ma questo non influisce sulla capacità di identificare correttamente le parole che hanno sentito. Quindi, in molti casi, è probabile che si creino dei falsi ricordi di parole che non hanno sentito, pur alterando la percezione dei ricordi reali. Per me questo significa che tutti abbiamo la capacità di creare delle ricostruzioni reali di ricordi veri, ma alcuni sono più suscettibili a creare ricordi di eventi che forse non sono avvenuti. Alcuni arrivano a credere di aver vissuto vite passate per qualcosa di strano che gli è capitato, qualcosa fuori dalla norma che vogliono spiegarsi.